Ciao a tutti e benvenuti in questo video haul transitorio. Allora, in questo video vi mostrerò le cose di Halloween che ho comprato dopo lo scorso video haul su Halloween, appunto, e le prime cose natalizie che ho comprato. Prime e forse anche ultime, non so se ne farò altre in realtà. Però, partiamo dalle cose di Halloween. Allora, dopo quel video, come vi avevo già accennato, sono uscite le cose da Lidl. E ho fatto acquisti pazzi e compulsivi. Allora, inizierei con queste. Sono due lampade. Una e una, due. Ve le faccio vedere sperando che, tra l'altro, le pile siano dentro perché ne ha messe via mia mamma dopo Halloween, quindi non so. Allora, sono così. Le pile sono sul fondo, tra l'altro erano già nella confezione e le ho pagate, non mi ricordo, 6,90 forse, no, forse meno, no, non mi ricordo il prezzo, però erano insomma quelle di Lidl e potrete trovare il prezzo da qualche parte. Tra l'altro non so se ci saranno anche l'anno prossimo perché vabbè, questo non lo metto. Perché Lidl ogni anno cambia un po' le cose che mette fuori. Ok, questa qui è una, ha il vetro che poi è plastica, arancione. Ed è così, c'è dentro questo. Non c'è una lucina, c'è proprio questa specie di candela LED dentro, che è molto carina. La luce non è fortissima, cioè anche quando è tutto spento non è luminosissima, proprio perché c'è questo effetto candela, però mi piaceva questa qui. Con questa casa, diciamo così, spettrale. E poi c'è l'altra. Ah, tra l'altro, la cosa bella è che qui dice, ora in realtà non l'ho appurato, che c'è il timer. Vediamo se trovo dove c'è scritto. Ops, forse ho la scatola. Ok, lanterna decorativa LED per interni con inserti in vetro. Ok, quindi forse questa cosa è vetro, anche se sembra plastica. Luce d'atmosfera con effetto tremolio, timer da 6 ore con ripetizione automatica a cadenza giornaliera. Per cui in teoria, da quanto ho capito, se io accendo e metto su timer tipo alle 6 del pomeriggio, dura per 6 ore, poi si spegne e il giorno dopo alle 6 del pomeriggio si riaccende. Quindi questa qui, abbiamo detto, è una. Ce n'erano quattro forse come colori e disegni. C'era sicuramente questa, una viola con i ragni, mi sembra. Forse erano solo tre. E quest'altra qui che vi mostro. Questa qui. C'è scritto Happy Halloween e c'è una zucca. Che è l'unico che ha il vetro trasparente. Però l'effetto è comunque un po' aranciato perché la luce dentro è una luce calda, è tipo candela. Ecco qua. Per cui sì, alla fine l'effetto è quello lì, arancione, però è meno arancione dell'altro se ci fate caso. E c'è scritto Happy Halloween con questa zucca un po' creepy. Un po' inquietante. E niente, sempre lì ho comprato delle decorazioni in feltro che avevo già comprato anni fa, ma sono rimaste al mio ex perché non me le ha date ancora. E queste sono altre, per cui quelle magari le avete già viste in qualche foto, ma queste qui sono nuove. Vabbè, le sistemo un po'. Sono queste qui. Eccole qua. Anche queste c'erano di diversi, diciamo, modelli, nel senso che c'erano queste, c'erano alcune che avevano pochissime cose da appendere, quasi solo. Perché vedete, tipo, ci sono queste qui grosse, sono delle zucche grosse di feltro che
In teoria non sono da appendere, perché le altre da appendere sono queste qui, piccoline, e hanno il loro cordino per essere appese. Ce n'erano alcune che avevano tipo dei sottopiatti molto grossi, altre con altre cose piccoline. Io ho preso queste qui che sono una via di mezzo. Alla fine ho preso tutto comunque. Ci sono queste zucche qui, che sono due. Poi ci sono quattro pipistrelli, che sono così. Poi ci sono un po' di gufetti, che sono fatti così. Un po' di pipistrelli, sono tipo 4 pipistrelli, i gufi forse sono 5, sono i pipistrelli, le zucche che vi ho già fatto vedere, anche queste sono 4, poi ci sono le streghette che sono davvero tante, sono 2, 4, sono 6, sono streghette, sono viola. E come vedete questa qui è la perlina viola. Questo qui ha la perlina arancione, questi qui hanno la perlina nera. E poi ci sono i fantasmini che non hanno perlina, che sono bianchi, sono anche questi quattro. E sono carini perché cioè, non è niente di che, però almeno li ho appesi un po' in giro per tutta la casa e mi davano un po' l'impressione di Halloween in tutta la casa, insomma, ecco. Poi questi qui li ho presi prima di Halloween, quindi dopo l'altro video haul, ma prima di Halloween. Dopo Halloween sono andata al Viridea e ho trovato tutte le cose di Halloween in offerta, quindi ho preso questo qui, questa specie di tomte, di Nissar, come volete chiamarlo, questa specie di gnometto che sono tipici natalizi, però questo qui era di Halloween, così. C'ha le sue scarpette, la scopina, il nosone, e qui c'è un ragno sul cappello. Queste cose qui erano tutte a metà prezzo. Questo qui costava 6,50 euro, per cui l'ho pagato 3,25 euro. E mi sembrava molto carino per il prossimo Halloween. Sono già portata avanti. E questa che costava 20 euro, per cui 19,90 euro, per cui l'ho pagata 10 praticamente. Ed è questa strega qui. Ve la faccio vedere. È in resina, diciamo, come le classiche statuette. Ok, questo c'è il calderone con le bolle sotto il fuoco. Era carina, le avevo già viste prima di Halloween queste, mi sembra, però 20 euro mi sembrava un po' troppo. E questo qui era molto indeciso, ma alla fine non l'ho preso. Dopo Halloween si sono scontati e ne ho approfittato, le ho prese tutti e due. Quindi queste qui sono le cose di Halloween, perché mi sembra che il resto sì, è già tutto di Natale. Ah no, un'altra cosa di Halloween che ho visto da Tiger, che è l'ultima, è questa qui. Quando sono andata per Halloween non c'era. È questa zucca di, non so bene che cosa sia, tipo terracotta. Vediamo. Non lo dice, che però insomma è una, tra l'altro c'è tutte le lingue. Ok, dipingi il tuo portacandele e qui, ah, non è un giocattolo per bricolage. Ok, va bene, comunque è una zucchettina tipo di terracotta, ceramica, così da colorare. Qui c'è un disegnino e l'ho pagata, boh, credo molto poco, se no non l'avrei comprata. Ecco, questo qui è il rumore che fa, quindi penso sia tipo ceramica. Ed è carina anche questa qui, ripeto, non l'avevo vista prima di Halloween, non so come mai, forse non avevano ancora tirato fuori tutto quando sono andata, nonostante fosse già abbastanza vicino. E quindi l'ho vista adesso, l'ho comprata. Bene, ora le cose di Halloween dovrebbero essere effettivamente finite. Passiamo alle cose natalizie. Allora, allora, queste le comprate sempre al Viridea, che sono natalizie perché sono le nuove fragranze. Queste sono le fragranze del mese al Viridea. Sono le fragranze invernali natalizie. Questa qui è, sono delle Yankee Candle, le Tarte. Questa è Winter Glow. Questa qui. E quest'altra qui invece è Christmas Magic. E come vi avevo già detto, mi piacciono tantissimo.
Questa è più tipo speziata, più calda, diciamo, no? Infatti, vabbè, no, qua ci sono soltanto delle casettine sull'immagine. E questa qui invece è un po' più fresco come odore. Queste qui ne ho altre di Natale e come sapete le tengo nell'armadio, non le uso praticamente mai. E queste le ho prese sempre da Via Ridea. Tra l'altro le giare, eccetera, erano scontate a novembre, di queste qui io ho preso le tarte che non erano scontate, ma vabbè. Poi, sempre da Tiger per Natale ho trovato delle cosine carine. Una è la candela dell'Avvento, anche l'anno scorso ce l'avevo, questa qui. L'anno scorso avevo preso la Pillar, quella che è più larga e un po' più bassa, era tipo grande così, con tutti i numerini. Quest'anno ho preso questa, quelle ci sono ancora, i disegni sono diversi. Quella costa 3 euro, questa mi pare 1 euro e comunque è così. C'è anche tutta bianca con i numerini soltanto sopra, tipo una ghirlandina. Invece mi piaceva questa qui che era tutta festiva, diciamo. E praticamente si accende un po' al giorno, insomma, ogni giorno si accende un pochettino finché non si consuma. Ed è una cosa carina. Poi, sempre la Tiger ho preso, beh, questo non è molto natalizio, sono le formine per il ghiaccio a forma di cuore, che però voglio usare per fare cosine natalizie, quindi rientra nel natalizio. E sempre la Tiger ho trovato, mi pare a 3 euro questo. Questa cosa, bellissima. Cioè, è il Do It Yourself Christmas Decoration, vabbè, io l'ho dipinto. Però sono, e qui dietro dice decorazioni natalizie da costruire. E non dice nient'altro di interessante. Vabbè, avvertenze, piccole parti, rischio soffocamento, bla bla bla. Comunque è per costruire il proprio gnometto natalizio, il proprio Nissar o il proprio Tomte, come volete chiamarlo. E quindi dentro qui, non ancora aperto, c'è praticamente l'imbottitura e poi ci sono, aiuto, quante cose ci sono? Ah, ago, filo, delle piccole decorazioni. Qua ci sono le istruzioni, per cui la cosa carina è che se, come me, non sapete ancora come si costruiscono, potete tenere le istruzioni per costruirle. Per costruirne quanti ne volete. Qua fa vedere così, così, così. Insomma, ci sono le istruzioni. Se volete, farò un altro do it yourself, ma magari questa volta lo accorcerò un po'. Non lascerò tutto intero come l'altra volta. Ci sono i vari pezzettini che poi vanno cuciti. Questo è il pezzo che poi farà il cappello. Però, insomma, verrà un gnomo anche abbastanza grandino, io credo. Questa qui è il. Sì, penso che sia così. Credo. E questa è la barba. Quindi sì, insomma, c'è un po' da studiarlo e lavorarci. Questi non so bene cosa siano. Non lo so. Lo scopriremo solo montandolo in un altro video. Perché ora al sicuro non metto più a montarlo. Poi, ok, cose che in teoria dovreste aver già visto, mi sono riempita, cose che avreste già potuto vedere su Instagram perché ho pubblicato una foto, ma sono sempre natalizie. Questa l'ho presa da Primark e sono delle calzine con gli unicorni di Natale. Questo è il cappellino, ecco qui, e questa qui è l'altro paio di calzine, così. E poi, questa magliettona lunga, specie di camicia da notte, oddio, tutto, così morbidosa con la renna e il cappuccio. Arrivo subito perché mi sono dimenticata una cosa. Rieccomi qui, mi ero dimenticata di farvi vedere altri acquisti. Allora, questo che in realtà non è natalizio, ma ci riattacchiamo agli unicorni, ed è questo tè unicorno. Questo l'ho preso da Zodio. C'era bel bicchiere con la cannuccia. Qui c'è, se
Infusion Licorno, perché è francese il zodio. Ci sono 12 sachet Mousseline Collection Travel Mug Infusion Glacé, perché queste qui sono infusioni fredde. Infatti questo qui era in sconto, costava tipo 13,90, l'ho pagato la metà, era il 50, perché sono le cose estive. E praticamente ora tolgo questo. Questa qui è la Travel Mug, che non riuscirò mai ad aprire. Vabbè, volevo farvi vedere la cosa carinissima. Ah, ok, ce l'ho fatta. Di queste bustine. Allora, l'infuso c'è scritto qui è infusione a freddo unicorno aroma bubblegum, Taros Rooibos e gli zuccherini unicorno. Cioè, dentro nel tè ci sono gli zuccherini a forma di unicorno, che spero si vedano bene. Vediamo se c'è una bustina in cui si vedono decentemente. Ho beccato la più sfortunata. No, in realtà no. Però insomma, ci sono questi zuccherini, fidatevi. Ci sono anche una forma di unicorno. E non potevo resistere. Quindi, li proverò. Se volete, però, questo qui è il bicchiere con la... È anche carino il bicchiere di vetro. La parte sopra la cannuccia sono in plastica, mentre il bicchiere sotto è di vetro. Se volete posso fare un video assaggi di questa cosa, che deve essere, non lo so, però volevo assaggiarla. Cioè, non è proprio da purista del tè, mi rendo conto che è un po' una cagata. Poi sempre lì ho preso di nuovo, come ormai 2 anni fa, il calendario dell'avvento del tè della English Tea Shop. E ci sono praticamente 25 piramidi di tè misti in bustine singole da 50 grammi, e ci sono praticamente 2 tè per tipo, tranne uno che rimane quindi spaiato. E mi sembra che questi gusti siano diversi da quelli che c'erano nel calendario di 2 anni fa. 2 anni fa praticamente, per chi mi seguiva già su Instagram, ogni giorno pubblicavo una foto del tè, della bustina e della scatolina, perché all'epoca, cioè in quello, ogni scatolina aveva il suo disegno diverso. E penso che farò una cosa simile. Non so, potrei anche fare dei video, ma cioè, sarebbe proprio un video cortissimo, e soprattutto sarebbero, cioè per la metà sarebbero uguali, perché posso anche farvi un video assaggi su questi 12-13 tipi di tè, ma non sono poi 25, quindi non lo so. Vedremo cosa fare. Ditemi voi cosa fare con questo calendario dell'avvento. Ultimo calendario dell'avvento, che non è stato un acquisto, in realtà è stato un regalo, è questo qui. Mi sono accecata. Che è questo calendario dell'avvento degli M&M's and Friends. Infatti contengono, oltre agli M&M's, anche Snickers, Bounty, Mars, Milky Way, che non ho mai assaggiato in tutta la mia vita, il Milky Way, e poi i mini Mars, Snickers, Twix e Bounty piccolini. Ecco questo qui. Insomma, ho un po' di calendari dell'avvento quest'anno. Questo e la candela. Quindi non so, magari potrei farvi una foto su Instagram con il bottino di questi due e la candela che si scioglie, però non lo so, ditemi voi cosa vi interessa di più. E niente, per ora, se non ho dimenticato altro, è tutto per questo haul misto Halloween e Natale, che è già tanto. E niente, fatemi sapere. Un bacio, alla prossima.